Le chiese cristiane si preparano a celebrare la festa di Pentecoste, che ricorda un episodio accaduto alle origini del cristianesimo e che viene raccontato nella Bibbia, in particolare nel Nuovo Testamento, nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 2. Qual è l'episodio? Dopo la risurrezione di Gesù, dopo la Pasqua, e dopo che Gesù, 40 giorni dopo la Pasqua, scende al cielo, i discepoli si trovano ancora a Gerusalemme, sono un po' incerti sul da farsi, su quale debba essere la loro vita, la loro missione, e a un certo punto una forza poderosa che viene chiamata lo Spirito Santo, li spinge fuori dalla casa in cui si trovavano e incominciano ad annunciare l'esperienza che hanno vissuto con Gesù, ad annunciare l'amore di Dio in Gesù Cristo. Insomma, nasce la prima missione della Chiesa, la prima predicazione della Chiesa. Da quel momento donne e uomini si aggiungeranno alla prima comunità di Gerusalemme e da lì possiamo dire che nasce la Chiesa da Pentecoste, una Chiesa animata dallo Spirito Santo, che è uno spirito di libertà, è uno spirito di comunione, di amore e soprattutto di servizio. Purtroppo nel corso della storia la Chiesa è stata fatta prigioniera a volte da un altro spirito, uno spirito di intolleranza, violento, oppressivo. Per questo tornare alle origini, a quel momento fondativo della Chiesa, è importante. Celebriamo dunque la festa di Pentecoste nella speranza di ritrovare libertà, amore, comunione e spirito di servizio. E anche per questo motivo che nelle chiese metodiste valdesi, molte di esse, in questa domenica di Pentecoste c'è una cerimonia molto significativa, che è quella dell'accoglienza di nuove persone, donne, uomini, giovani, che decidono nella loro libertà, ma anche responsabilità, di diventare parte delle nostre chiese, con la confermazione del battesimo che hanno ricevuto da piccoli, oppure con il battesimo, oggi sono sempre di più le persone non battezzate, oppure con l'accoglienza di persone che vengono da un'altra esperienza religiosa, a volte cristiana, e che entrano appunto in piena comunione con le nostre chiese. Insomma, c'è più di un motivo per celebrare la Pentecoste, nella speranza che la Chiesa sempre possa mantenere vivo questo spirito delle origini, che è uno spirito di libertà ma anche di responsabilità.